Ricordo che il 9 luglio del 1943 sono sbarcati gli americani. C'è stato ad Ispica un bombardamento e ci sono stati dei morti, anche vicino a casa mia, poca distanza da casa mia. In una nostra casa è caduta una bomba sul letto e l'ha distrutto il letto. Ma i soldati che scappavano, voi li vedevate? I soldati italiani che scappavano, voi li avete visti a casa? E sono venuti? No, i soldati italiani non li ho visti, perché sono scappati i soldati. Due sono stati presi e sono stati fuori. Allora c'era la legge della pena di morte in Italia. E sono state fucilate al carne, sono state fucilate, perché ci trovarono, smisero la divisa, però stupidamente si va a portare la presa, si va a portare. Signora, avevate paura dell'arrivo degli americani, il fatto che erano tutti questi uomini? Dopo che c'è stato il bombardamento, siamo scappati tutti, il paese si è svuotato e noi siamo andati in campagna. Siccome mio padre allora gestiva l'azienda agricola di una baronessa, e noi siamo andati dove era mio padre. La sera siamo rimasti lì. L'indomani mio padre si è alzato di buon mattino, si è portato sulla strada e vedeva tante persone, tante carrette che venivano dalla Marsa. Tutti, mio padre fece delle domande, dice, sulla Marsa, il litorale della Marsa c'è tutto pieno di navi americane, e se scapparono le persone. Noi eravamo in campagna, però non siamo rimasti per la casa, per paura che ci fossero altri bombardamenti. Di vicino c'era una grotta e ci siamo rifugiati in quella grotta, ci siamo rifugiati. La sera quella grotta si riempì piena, venivano tutte persone che cercavano un rifugio. L'indomani ci avvistarono gli americani, ci avvistarono perché c'erano le navi, però i soldati poi scesero. Eravamo nella grotta e ci hanno fatto uscire dalla grotta. Ci hanno fatto mettere a semicerchio. A dire la verità, abbiamo avuto una grande paura, perché erano tutti armati, che i macelli così, disse, una sventagliata ci sarà. Invece, i soldati, fra tanti che c'eravamo, chiamavo un soldato, chiamavo mio fratello, aveva un libertino in mano. Ed era un piccolo vocabolario. Ci fecero leggere una frase: non abbiate paura, siamo amici. E allora ci siamo rasserenati, perché ormai vedevamo quasi la morte con gli occhi. Certo. Però non ci hanno lasciati. Ci hanno portato, avevano delle postazioni loro, e ci hanno portato dove avevano le postazioni. Ci hanno fatto sedere sotto un albero, così. C'è qualcuno dei nostri dice, ma noi dobbiamo mangiare. E allora sono andato ognuno nei cose dove erano in campagna a portare qualcuno. Non c'è stato mio e tuo. Certo. Avete condiviso? Abbiamo condiviso, però verso le 11 poi ci hanno lasciato. E questo. Siamo rimasti in campagna noi per 5 giorni.